con in testa un turbante coloratissimo ed in volto un allegro sorriso. Nadia Toffa torna sui social, intanto diventa cittadina onoraria di Taranto. Da un po' di tempo non si sono avute sue notizie, e la preoccupazione che la sua malattia avesse peggiorato le sue condizioni di salute è stata grande. Nadia Toffa è sempre stata presente sui social e la sua assenza sul web e soprattutto, in televisione, ha insospettito chi da sempre l'ha seguita attraverso questi canali. Finalmente, con una fotografia che la ritrae con i capelli che le stanno ricrescendo dopo le cure per il cancro, sotto una fascia dai colori vivaci, la conduttrice ha fatto la sua apparizione su Instagram. La foto è stata scattata dagli amici con i quali Nadia Toffa ha trascorso una serata divertente, e della quale la stessa ha voluto condividere la spensieratezza, con tutti coloro che la seguono. Nadia Toffa e le sue parole di felicità per questa uscita serale. La coraggiosa Nadia ha accompagnato la fotografia con le parole cancelletto amici cancelletto last night cancelletto che bella uscire cancelletto tra amici. Pur non essendosi mai fatta prendere dallo sconforto durante le fasi della sua malattia, conservando sempre un sorriso generoso, il suo silenzio non ha fatto ben sperare. Ritrovarla ora su Instagram bella e gioiosa, ha reso felici tutti, partecipi del suo entusiasmo per questa serata che ha trascorso con gli amici, in totale serenità. Durante questa battaglia contro il cancro, che l'ha vista protagonista, la Toffa ha sempre avuto il sostegno morale dei colleghi di lavoro e di tutti i suoi amici virtuali, che con messaggi di affetto l'hanno sempre spinta a non mollare, per non darla vinta al tumore. Nadia Toffa premiata a Taranto per il suo impegno sociale. Recentemente Nadia Toffa è stata premiata a Taranto per aver fatto da madrina nella campagna vendite delle magliette leggesche Pace Pete, distribuite ai cittadini al fine di raccogliere fondi per la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica. Il Consiglio Comunale, attraverso la proposta del consigliere Marco Nilo, le ha conferito la cittadinanza onoraria, dietro la richiesta di centinaia di cittadini, manifestata sui social network. La Toffa, inviata e conduttrice delle Iene, ha dimostrato con la sua volontà ed il suo amore per la vita, che si può convivere con un male che necessita di cure pesanti da sostenere, continuando sempre con il suo lavoro con grande passione, e partecipando a missioni benefiche per sconfiggerlo. Non rimane che attendere il suo ritorno in televisione nei programmi attraverso i quali la conduttrice continuerà a combattere contro soprusi ed imbrogli, ai danni dei più deboli e sprovveduti.